Molto probabilmente questo video non doveva uscire sul canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono MikeTV e oggi siamo finalmente ritornati con un nuovissimo video. Ragazzi, oggi siamo ritornati con un video diverso dal solito, perché siamo ritornati con praticamente una serie che vi piacerà sicuramente, ovvero In Segreto. Quindi non saremo ricchi, ricchi per sé. Direi di perderci in chiacchiere e cominciare subito con il video. Ovviamente, per chi non sapesse cos'è In Segreto, è praticamente un'app dove tu puoi scrivere segreti, quelli che vuoi ovviamente. E appunto si chiama In Segreto perché appunto non compare il tuo nome. Categoria sfoghi. Mo sentiamo uno sfogo. Donna di 27 anni. Quel figlio di buona donna del mio ex, non so leggere, ha avuto il coraggio di presentarsi al mio matrimonio e di interrompere la cerimonia per chiedermi di tornare con lui, virgola. Mo, sciomannanzi. Per chi non sa per traduzione, andiamo avanti. Rovinandoci tutto, inutile dire che l'ho fatto cacciare a calci da mio padre e da fratelli, dai miei fratelli. E dai fratelli di mio marito. Punto esclamativo. L'ho fatto cacciare a calci. Cioè, ti sembra una cosa normale da fare? Ti sembra normale? Ora me lo spieghi. Saremo ricchi, ricchi per sempre. Donna di 22 anni. All'università si incontrano i tipi più disparati. E mo sentiamo, raga, il fatto. Una volta a lezione, un ragazzo ha apparecchiato la tovaglia sul banco, tirato fuori una pentola. Avete letto bene, una pentola, per chi non l'avesse capito ovviamente, dalla cartella, e si è messo a mangiare la pasta mentre il professore spiegava. Boh, io non capisco. Cara donna di 22 anni, manco io capisco. Uomo di 17 anni, scriva a tutti i possessori di un cane. Mo, sendei. Traduzione, sentiamo. Per favore, quando la fa sul marciapiede, raccoglietela. Ma veramente, questo ragazzi è il problema di ogni cittadino col cane. Donna di 17 anni. La gente non vuole mai venire a casa mia per paura dei miei genitori. Ma mo sentiamo, mo questi genitori si sono serial killer. Mio padre fa il becchino e mia madre fa le autopsie. Condoglianze. Donna di 18 anni. E il fidanzatino? Ho mangiato anche lui. Va bene, nonna? Ovviamente questa è nella categoria divertenti, perché ci sono le nonne che rompono sempre le scatole. Scrivetemi qui sotto nei commenti se è vero che ti rompono le scatole dicendoti mangia, mangia, sei magra. Ovviamente uno può pesare pure 130 kg. Tua nonna te lo dirà comunque. Tu te mangiare panino, te lo muore, ma camaca, ma po. E auli dell'aro! Quindi ragazzi, mi raccomando, supportate questa serie se volete che io continui a portarla ovviamente. E niente, questo era il video, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Oh, mi dici ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là.